Ok, sono pronto. Buonasera a tutti quanti, benvenuti nel nostro appuntamento bisettimanale. Ricordo a tutti quanti che l'incontro viene registrato e quindi viene pubblicato in diretta sul canale di YouTube di Arti Grafiche, Stampa e Web. Quindi se non volete essere ripresi durante la registrazione, disattivate la vostra telecamera. Gli appuntamenti si svolgono a martedì e giovedì alle ore 18:30. Buonasera a tutti quanti. Scusa un attimo che devo Benvenuti togliere. nel nostro appuntamento. Scusi, questo Tranquillo. inconveniente, c'è stato un doppione. Dicevo, gli appuntamenti si svolgono a martedì e a giovedì alle 18:30 e cerco di alternare argomenti dedicati al mondo digitale con argomenti invece dedicati al mondo tradizionale delle arti grafiche, della stampa, della prestampa. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi come ospite Elena Gagliotti, insegnante d'arte, laureata all'Accademia di Belle Arti di Venezia e titolare dell'azienda L'Arca delle Arti, che ci svelerà i segreti della tecnica dell'acquaforte. Elena, io devo premettere che sono un profondo ignorante in materia e quel poco che so lo devo ai miei amici appassionati di Ex Libris, primi fra tutti Giovanni da Pra. Mio mentore in questo mondo affascinante, fatto di inchiostri, bulini, sgorbie, torchi e quant'altro. Oltre al gruppo di amici che si occupano di Ex Libris e che radunano ogni anno presso all'Istituto Pavoniano e Farsicomo di Genova, non so se lei lo conosce, Elena, lei lo conosce per caso, l'Istituto Pavoniano? Volevo ricordare a tutti quanti anche l'Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta, anche loro attivi nel mantenere vivo il patrimonio di conoscenze di queste tecniche artistiche. In entrambi i casi io offro il mio supporto a tutti loro per affrontare le sfide di comunicazione proposte dalle nuove tecnologie come il web, i social e il digitale. E ora, dopo aver confessato la mia ignoranza, sto ad ascoltare Elena che è più attento e più interessato. Va A lei bene. la parola, Elena. Può Grazie. parlare, va bene? Allora, io comincio con una introduzione che volevo fare sulle tecniche di stampa, prima di concentrarmi poi sull'acquaforte. Più tardi poi magari condivido anche un documento dove sono raccolte alcune immagini, così si capisce anche una certa relazione che c'è tra quello che dico e poi quello che si vedrà fisicamente. Diciamo che quello che contraddistingue l'incisione, allora innanzitutto l'incisione calcografica nasce da un punto di vista del suo termine dal francese chalcographie. Questo deriva a sua volta all'unione delle parole greche calcos e grafo, quindi dello scrivere sul rame, questo perché il materiale più utilizzato all'epoca era rappresentato proprio da questo metallo. Se adesso, allora vi condivido delle immagini così. Eccolo qua. Ok, si vede? Sì, si vede, si vede. Ok. Eccolo qua. Allora, quello che a me interessa raccontare della calcografia è il suo utilizzo che viene suddiviso in due tipologie. Può nascere come stampa di traduzione, così come una stampa invece di invenzione. Quello che contraddistingue la stampa di traduzione è il suo utilizzo finalizzato alla conoscenza, all'istruzione. Questo esempio che riporto praticamente mostra due tavole dell'illustratore, dell'incisore Cornelius Huybers, che è un incisore olandese che nel Settecento ha collaborato e ad accompagnato per diverso tempo un anatomista, Frederick Ruysch. Questa relazione è fondamentale perché mette in evidenza come, ai fini di una trasposizione delle informazioni, in questo caso di tipo scientifico, che quindi vanno dalla zoologia, dall'anatomia alla botanica, la relazione che si instaura tra queste due figure è fondamentale ed è inscindibile. L'incisione in questo caso ricopre, riveste il ruolo
di fusione di nozioni. Quindi accanto alla sola parola, questo serve da aiuto anche proprio attraverso l'immagine. Praticamente come funziona e come si è visto anche poi con Tiziano e con il suo incisore. Adesso lo vediamo anche, ecco, faccio un esempio. Praticamente si parte da una trasposizione di uno strumento in immagine, ma che questa immagine che cos'ha? Da una parte si dimostra come una effettiva traduzione di quello che è l'informazione che si vuole trasmettere, dall'altra parte però porta con sé anche quelle che sono le caratteristiche stesse dell'incisore, quindi si pone tra un'effettiva traduzione di una immagine reale e una invece una piccola percentuale anche di immaginazione o comunque di espressività stessa dell'incisore. Quali ho riassunti in due punti? La stampa di traduzione, che è quella su cui io faccio un po' riferimento perché è quella, diciamo, più complessa, perché pone in rapporto un incisore con un pittore, per esempio, oppure con un'altra figura di riferimento come quella che ho appena raccontato. È complessa perché non sempre sono scindibili questi due personaggi, non sempre è facile capire questo passaggio, mentre la stampa di invenzione, in questo caso è l'artista incisore che è il soggetto che promuove le proprie opere, quindi si pone di diffondere le proprie opere per divulgare l'espressività stessa dell'opera. Nel caso di quelle di traduzione invece, si tratta invece di tradurre o un'opera d'arte oppure un altro concetto. Allora, quello che capita... Dimmi. In pratica, qui ci sta dicendo che un conto è quando l'artista è colui che opera direttamente, un altro conto... È giusto? Sì. E quando, un altro conto invece è quando l'artista dà ad altri il compito di fare l'opera. Esattamente. Ho capito, ho capito. E solo praticamente una chiave è questa, che solamente nel Cinquecento, tra l'altro, le due mansioni sono state ben delineate, nel senso che sulle stampe ad un certo punto si è cominciato effettivamente anche a trascrivere il compito di queste persone. Quindi da una parte il nome dell'artista, accompagnato dalla dicitura fecit, quindi per rappresentare quella che è la persona che da cui parte tutto, e dall'altra parte invece il nome dell'incisore, che è un esecutore in questo caso, che viene invece accompagnato da un altro termine che è incidit, quindi rappresenta invece la parte più pratica, quello che ha il compito di trasmettere proprio praticamente la grafica, l'informazione. Nei casi di Dürer e Parmigianino, erano loro direttamente o non si sa? Allora, il parmigianino, diciamo che in entrambi i casi loro sono anche degli autori, perché per esempio se prendiamo Dürer, lui ha lavorato da un punto di vista grafico con l'acquaforte, con il pugno, con la xilografia, ma rappresentando esso stesso, l'autore stesso delle proprie opere. Stessa cosa vale per anche il parmigianino. Per esempio, un'altra figura invece che ha lavorato soprattutto come, anche diciamo come in ambito di traduzione è il Tiziano. Che tra l'altro, quando si trattava di dover tradurre delle proprie opere pittoriche, spesso presentava il proprio incisore, il proprio incisore esecutore, anche dei bozzetti dai quali doveva egli stesso tradurre e formulare la propria immagine grafica. Quindi c'è un ulteriore passaggio. Ed è per questo che quella di traduzione è più complessa, perché c'è una relazione tra persone che è complicata, cioè non soltanto è l'incisore che osserva l'opera e traduce, ma è l'artista di riferimento, in questo caso ho messo Tiziano come esempio, che trasmette un'informazione in più all'incisore e racconta come deve essere tradotta e trasportata questa immagine grafica per essere poi fruibile anche all'esterno. Quindi c'è un passaggio ulteriore. E questa è una cosa che a me interessava tanto perché comunque è significativo che ci sia questo interesse alla divulgazione, però in maniera molto precisa in questo caso. Chiaro. Allora, vabbè, queste erano le prime stampe che ho mostrato prima, che quindi riguardano la diffusione dell'immaginario scientifico e le sue scoperte. Questo era un esempio, praticamente quello che noi troviamo sulla destra
è uno di questi corpi raccolti dall'anatomista di riferimento, Friedrich Ruysch, che è l'anatomista del Settecento, che appunto è conosciuto soprattutto per aver inventato un modo per mantenere in maniera intatta i corpi sotto spirito. Dall'altra parte vediamo l'illustrazione di questa immagine, che quindi riprende in maniera più o meno fedele quello che è il prodotto. E quindi interviene macabro, più... Com'è? Un po' macabro. È un po' macabro, ma tra l'altro lavoravano in equipe, nel senso che non soltanto abbiamo una relazione tra l'anatomista in questo caso e l'illustratore, l'incisore, ma subentrava anche la figlia dell'anatomista che aveva la mansione anche di abbellire un po' i corpi messi sotto spirito, per cui lei organizzava una sorta di composizione con quelli che erano gli oggetti o comunque gli elementi da osservare, e dall'altra parte l'illustratore, l'incisore Cornelius, aveva il compito invece di raffigurare per diffondere e divulgare queste informazioni. Però subentra anche un fatto estetico, nel senso che oltre alla traduzione per fini scientifici subentra anche un gusto anche estetico, perché comunque vediamo che l'immagine è sì analoga al prodotto di destra, ma comunque c'è un intervento da parte anche dell'incisore di mettere un po' della propria espressività comunque. Sì. Questi sono altri esempi che tra l'altro dovevano fungere, come quello di sinistra, anche da monito relativo alla precarietà dell'esistenza, per cui non avevano soltanto la finalità scientifica, ma si portavano appresso anche quest'altro concetto, tant'è che dopo vi riporto delle frasi che erano inserite negli originali di queste stampe. Per esempio la prima dice: di mattina si è infanti, di pomeriggio giovani, di sera da vecchi, ci si consuma e si muore. Quindi oltre a portare una informazione di tipo scientifico si accompagnano anche delle considerazioni riguardo proprio all'esistenza. Quella successiva dice: che cosa siamo o che cosa mai resta di noi dopo la morte? Osserva, non vedi nient'altro se non le ossa, i calcoli e l'enorme mucchio di pietre che scorgi mostra quanto la vita umana sia piena di dolore. Ruysch lode ornamento della medicina della città di Amsterdam, mostra con le tavole e spiega con le parole tutto questo. Quindi c'è una duplice volontà, no, all'interno di queste tavole. Mi perdoni, stiamo comunque parlando di calcografia. Sì, sì, adesso vado avanti. Questo è un altro esempio. Questo fa parte invece della traduzione di una immagine relativa all'ambito, diciamo, geografico. Adesso vi mostro una carrellata e poi vi spiego anche da un punto di vista tecnico come funziona, così si possono anche effettivamente vedere i vari esempi che riguardano le diverse discipline comunque. Allora, da un punto di vista tecnico, così vi lascio un'immagine di riferimento giusto per capire come funziona. Se noi parliamo per esempio di acquaforte, si parte da una matrice di materiale metallico. Allora, attualmente il più utilizzato è lo zinco, all'epoca veniva utilizzato il rame oppure il ferro, come nel caso di Dürer. Cosa succede? La matrice viene coperta da un sottile strato di vernice, una vernice resistente ai mordenti, al mordente che è l'acido nitrico nel caso dell'incisione calcografica. Viene ricoperta e nel momento in cui la matrice e la vernice viene asciugata, si asciuga, può essere incisa con un punteruolo che può avere misure di diverse grossezze, che questo permette anche di ottenere un disegno differenziato nei segni. La punta di cui sto parlando non deve solcare direttamente il materiale, ma va a grattare la vernicetta che si è asciugata. Il disegno viene quindi composto per asportazione della vernice e non in maniera diretta come può avvenire con un mulino, e quindi come per esempio si verifica nel caso della punta secca. Nel momento in cui il disegno è completato, posso, una volta ricoperta anche la parte, diciamo il sotto della matrice con uno strato di bitume, per fare in modo che l'acido non entri neanche nella parte sottostante, posso immergerlo in una bacinella d'acido nitrico. Questo che cosa fa? Permette di entrare nelle zone che rimangono scoperte dalla vernicetta e di creare dei solchi nei quali poi andrò a porre l'inchiostro.
come avviene però la fase di, diciamo, di morsura. Io posso avere una morsura piana, per esempio, cioè quando io decido di immergere questa lastra una volta preparato il disegno e di immergere una sola volta. Quello che ne deriva è una morsura che presenta appunto un colore, diciamo, più omogeneo, uniforme, non ci sono sfumature. Nel caso in cui io preparo un'immagine, immergo la matrice nell'acido nitrico e successivamente, una volta estratta, vado a coprire più volte, ripetutamente, con del bitume o ulteriormente con della vernicetta le parti che voglio mantenere più bianche, è chiaro che in questo caso, in fase poi di inchiostrazione e di stampa, ottengo delle variazioni cromatiche. La stessa cosa la posso fare anche se parto da un'immagine iniziale che non è completa e sulla quale vado a lavorare più volte, ripetutamente. Anche in questo caso ottengo delle variazioni cromatiche relative ai bianchi, ai neri e ai grigi, che nella prima fase come morsura piana non posso avere. Quindi, a differenza della calcografia, qui diciamo che l'inchiostro è nelle zone incise. Sì, praticamente sì. Ecco, quello che non ho capito bene è la differenza con quell'altra tecnica che lei ha citato prima, che era della punta secca. Sì, praticamente le due tecniche si differenziano perché la punta secca opera in maniera diretta, quindi io opero con un bulino. Non ho uno strato di... Non ho nessuna vernice, quindi con la punta della mia mano e l'incisione per mezzo di un bulino incido effettivamente lo strato su cui sto lavorando, la matrice. Nel caso invece dell'acquaforte ho una vernice che mi fa da schermo e quindi io non vado ad incidere direttamente il materiale, quindi non opero con la mia forza, ma vado a sottrarre poco per volta con un punteruolo, ma può essere anche un ago in questo caso, la vernicetta una volta che si è asciugata. In questo modo praticamente... Tutto chiaro. Posto, ok. Scusi se l'ho interrotta. No, prego. No, se ci sono domande, tranquillamente. E quindi la differenza sta proprio nell'operazione. Poi, l'ho interrotta mentre parlava appunto delle sfumature, della possibilità di creare. Sì. Delle sfumature incidendo di più o di meno la lastra. Sì, mettendole più volte o meno nell'acido nitrico per la morsura. Quindi non solo, e poi entra in gioco anche un discorso di tempistiche, per cui io posso decidere in base alle zone che voglio rendere più scure o viceversa più chiare, posso decidere quanto mantenerle nell'acido. Questo mi permette proprio di ottenere diverse variazioni cromatiche. Altrimenti, se ritorna a quello di cui si parlava prima, cioè la morsura piana, che invece corrisponde ad una unica e sola immersione in acido nitrico, che quindi corrisponde a un'uniformità di colore alla fine dell'esito. Quindi una volta che comunque, a prescindere dalla scelta, ho estratto la matrice dalla morsura, vado a pulirla con del petrolio e con della trementina in maniera tale poi da togliere tutta la vernicetta nella parte superiore e il bitume nella parte sottostante. La ripulisco per prepararla per la fase di inchiostrazione. La metto praticamente su un supporto che mi dia un po' di calore, quindi su una piastra, in maniera tale che l'inchiostro possa penetrare nei solchi che sono stati creati dall'acido nitrico senza che si asciughi troppo. Quindi facilita un po' l'operazione, ovviamente. Nella fase di inchiostrazione farò in modo poi, per mezzo di una tarlatana, quindi di una stoffa, che l'inchiostro che eccede nelle diverse parti dell'immagine venga poi ripulito. Quindi farò in modo che l'inchiostro figuri soltanto nei solchi tracciati, si fermi soltanto nelle fessure. Quindi vadando bene poi a ripulire le parti che devono rimanere bene o male, bianchi, che non hanno necessità di avere l'inchiostro sopra. Una volta che ho ripulito, insomma che ho sistemato la lastra, allora posso procedere con la fase di stampa. Nella fase di stampa bisogna tener conto che la carta che viene utilizzata comunque va bagnata, va ammorbidita, va leggermente inumidita, prima di essere messa sotto il torchio. Quindi io posso poi appunto procedere con la fase di stampa per mezzo di un torchio calcografico. Prima viene posta sul torchio la matrice,
successivamente viene posto poco sopra invece il foglio. Una volta che è stata stampata l'immagine, posso notare, ovviamente questo è un fatto importante anche da un punto di vista operativo, come l'immagine rappresenti il suo rovescio. Cioè, quando uno compone un'immagine sulla matrice, deve sempre tener conto che quello che emergerà fuori al termine della stampa è il contrario del disegno realizzato in partenza, quindi si deve sempre tener conto di quello che sarà l'esito finale. Questo vale soprattutto anche nel caso anche di eventuali testi, per cui quello che io andrò a scrivere all'inizio dovrò riportarlo al rovescio per poi averlo dritto nella fase finale di lavorazione. Questo è interessante. Questo è interessante, ma volevo chiederle una cosa. Sì. Poi comunque la stampa viene ottenuta tramite torchio, immagino. Sì, in questo caso sì. Mentre per quanto riguarda la xilografia o altre tecniche, anche più moderne che si rifanno comunque alla xilografia, si usa un rullo, per esempio. È una tecnica, diciamo, un po' più semplice da un punto di vista operativo, per quanto riguarda la stampa, ovviamente, non per quanto riguarda la fattura. Io poi avevo riportato alcune immagini di acquafortisti o comunque di altri incisori perché facendo riferimento poi sempre alle stampe di traduzione mi interessava anche mettere in evidenza un po' anche quelle che sono le differenze da un punto di vista stilistico dei singoli autori e un po' per mettere in evidenza quello che era anche l'intento di trasmissione dell'informazione. Per esempio Jacques Callot è un francese che però ha abitato per 9 anni a Firenze e si era appassionato sia alla vita campestre, al paesaggio, che anche alla vita cittadina e alla rappresentazione teatrale, che a Firenze era molto forte. E quindi è interessante che da una parte all'altra si passi da una rappresentazione di tipo paesaggistico, di questo genere, a questo, che comunque sono più che altro dei caratteri. Quindi è interessante anche valutare e capire come si muove l'incisione nelle diverse necessità, secondo le diverse necessità di narrazione. Questa è una dimostrazione di come vengano anche trasferite informazioni riguardo ad opere pittoriche, come facevo l'esempio di Tiziano, ma questo è anche il caso di Leonardo. Questo Hollar ha rappresentato le cinque teste grottesche di Leonardo, quindi un'altra opera di traduzione d'acquaforte, sempre per trasferire delle informazioni relative all'opera. La difficoltà sta nel fatto, in questo caso no, perché è un disegno, ma nel caso di opere pittoriche, della traduzione di un'opera che ha colori e nel suo trasferimento poi in bianco e nero. Quindi la difficoltà sta anche nel trasferire delle informazioni cromatiche e relative anche allo stile, però attraverso delle sfumature dei bianchi, del nero e del grigio. Questa è un'altra difficoltà che mi piaceva mettere in evidenza. Questa è la famosa melanconia di Rare. Questo l'ho messa invece perché comunque anche da un punto di vista contenutistico, nonostante dure poi lavori con il bulino, con la xilografia, con l'acquaforte, comunque c'è anche un discorso contenutistico che va diffondendosi, cioè viene dato anche un'ampia attenzione anche all'individuo da un punto di vista proprio del contenuto. Qui avevo messo una immagine esemplificativa di quello che è l'acquaforte. Questo mi serviva anche un po' per spiegare il concetto di prima. È un esempio molto semplice, ma il discorso è che l'acquaforte permette di avere degli esiti da un punto di vista grafico che sono morbidi. Permette delle lavorazioni che non sono più condizionate dal gesto meccanico sulla matrice, ma lavorando con l'interfaccia di una vernicetta, quindi mi pongo più come di fronte a un disegno che come di fronte a una tecnica più diretta, quindi mi facilita la lavorazione. È molto più morbido, è molto più malleabile, questo lo vediamo poi anche nelle opere del Parmigianino, per esempio. Poi, se vogliamo fare anche una creare delle differenze tra le altre tecniche, diciamo che beh, da un punto di vista, se vogliamo fare un raffronto anche con la xilografia, sono due tecniche che lavorano in maniera opposta, perché l'incisione lavora con l'incavo, mentre la xilografia è all'opposto, cioè si formano invece l'inchiostro si va a fermare nelle zone che sono in rilievo, quindi quella è un'altra differenziazione che prima non abbiamo messo in evidenza, ma che comunque c'è. Ma esistono, mi perdoni, posso fare una domanda? Sì.
Esistono anche delle applicazioni diverse da quelle dell'arte o questo tipo di tecnica è legata soprattutto all'arte? Attualmente oppure nel passato? Ma attualmente, diciamo. Allora, attualmente l'incisione è legata all'ambito artistico e didattico. Ho capito. Perché, per esempio, anche in ambito, vabbè, io lo utilizzo comunque anche in ambito didattico perché lavoro con ragazzi e bambini e quindi mi serve anche un po' come ragionamento l'incisione. Cioè, anche proprio un modo di pensare, nel senso che se io devo concepire, prima di arrivare al mio risultato finale, devo concepire un disegno che poi verrà riprodotto al rovescio, una scritta che verrà riprodotta al rovescio. Ci sono tutta una serie di passaggi in realtà che attraverso questa tecnica, soprattutto l'acquaforte o la vernice molle, mi permettono di fare tanti ragionamenti prima di arrivare a un risultato finale. Quindi è anche una questione di pensiero. Ma esistono dei trucchi? Perché, scusi, scrivere al rovescio non è una cosa molto banale. Come, immagino che non Volendo so. adesso si può usare la carta velina oppure il computer. Esatto, io ho pensato subito alla carta velina, ho detto, io non sono veramente, sono ignorante in materia, però ho pensato che se devo scrivere qualcosa al contrario, lo scrivo con la carta velina e poi la. Si può fare. Si può Non operare. è così, perché quando lei l'ha raccontato, questo tipo di tecnica che bisogna appunto fare tutto il contrario, non è banale come approccio. No, no, infatti funziona proprio come, non è, come ragionamento, secondo me. Quindi anche se attualmente una tecnica che non è tanto utilizzata, comunque uno strumento un po' in disuso, penso che come ragionamento, anche per uno che impara a disegnare, sia comunque significativo proprio da un punto di vista operativo. Sì, esatto. Immagino Perché che mette in luce appunto. diverse modalità, non è il disegno fine a se stesso, non è lo schizzo fatto in 3 secondi, ma è proprio una concentrazione, tra l'altro anche la morsura stessa che si basa su tempistiche che vanno dai secondi ai minuti, Ah, già esatto. quello ti pone nell'ottica di pensare e di ragionare su quello che stai facendo. Sì, anche perché poi qui non è che puoi recuperare, una volta che hai fatto un errore. Difficile, nel senso che se si fanno degli errori si possono cercare di abbassare con delle apposite punte che servono per cancellare un po' i segni già incisi. È chiaro che però se io mi dimentico una matrice per diverso tempo nell'acido può succedere che non riesca però a intervenire in questo caso perché magari la morsura è stata decisiva e il segno non si può recuperare in quel senso. Oltre agli artisti che abbiamo citato prima, Durer e Parmigianino, ci sono altri artisti più recenti che sono famosi per questo tipo di tecnica nelle loro opere? O... A me viene in mente Dalì, però onestamente non ricordo se lui avesse fatto acquaforte o Non ho cose capito, aspetta, mi sono del genere. perso. Dalì, Salvatore Dalì, non Sì. so se anche lui utilizzava queste tecniche. Ma più che altro, più che da lì, Picasso, perché Picasso, per esempio, ha utilizzato tantissimo l'acquaforte, l'acquaforte e la vernice molle, ma comunque in generale l'incisione, da un punto di vista grafico diverso, nel senso che è tutto molto più lineare come esito grafico, però è stato uno strumento ampiamente utilizzato anche nel suo caso. Però Picasso l'ha usato nel suo periodo cubista, pre-astrattista o l'ha usato anche per la fase successiva del suo tipo d'arte? Questo non lo so. Successivamente, Entrambi? mi pare. Anche successivamente. Anche successivamente. No? E altri che lei ricordi che abbiano usato altri artisti famosi? Ma artisti famosi anche, per esempio, anche in ambito anche più recente, possiamo anche citare, per esempio, Zigaina. No. Zigaina, Trampolini. Ci sono altri incisori che pur essendo più recenti, comunque hanno operato per ampio Ho tempo seguendo questa tecnica, quindi diciamo che nonostante tutto c'è comunque un minimo, ovviamente l'utilizzo non è il medesimo, ma c'è un minimo di informazione al riguardo. Adesso, per esempio, si utilizza anche un altro materiale plastico, una sorta di gomma, diciamo. La matrice non è più in materiale metallico, ma si può utilizzare questa gomma sulla quale si incide in maniera un pochettino più morbida, ovviamente è una tecnica diretta, quindi è molto più simile alla xilografia di cui si faceva, a cui si faceva riferimento prima. Però
però è da valutare anche come un piacevole ritorno forse anche alla tecnica.